Eccoci di nuovo, oh, mamma. E se volete accomodarvi, grazie. Allora, questo non dovrei deciderlo io, Barbara, decidi tu. Come? Direi tu magari... Ah, tu in fondo. Benissimo. Allora, buongiorno, buonasera e ben ritrovati da, dalle varie, eh, i vari panel, i vari workshop di questi tre giorni così ricchi di, e intensi. Eh, per un panel che riguarda i digital talent, rivoluzione digitale e formazione per una nuova prosperità. Perché in effetti abbiamo parlato ed affrontato tanti aspetti, compreso nell'ultimo panel sulla formazione dal punto di vista proprio di education, però eh, siamo appunto nel lifelong learning, per cui tutta la vita bisogna continuare a imparare, bisogna essere formati e bisogna essere formati anche appunto per la, eh, la rivoluzione digitale e eh, per la sostenibilità all'interno delle aziende. Ne parleremo con Alessia. Canfarini, partner di BIP, Luciano Floridi che ben conosciamo, ormai non lo presentiamo più, e Massimo Ibarra, CEO di Engineering, con un passato diciamo, in molte aziende dell'ICT, quindi insomma con anche varie esperienze aziendali. Allora io volevo partire con Alessia Canfarini e con una riflessione diciamo così, sulle forme di apprendimento nell'azienda. Noi abbiamo diciamo, un alto tasso di disoccupazione, ma al contempo c'è una richiesta di personale specializzato, di competenze, anche di una componente creativa che in passato non c'era. E questa richiesta rimane in evasa. Allora, che cosa sta succedendo? Cioè, come mai c'è questa situazione così paradossale? Tra l'altro, ricordiamo che noi siamo il paese con il più alto, la più alta percentuale di net in Italia, cioè ragazzi che non studiano e non lavorano, che è, se non sbaglio al 75%. Sì, buonasera a tutti e a tutti. Grazie Barbara della domanda perché mi permette anche di condividere i risultati di un report che abbiamo fatto in questi mesi intervistando eh, centinaia di persone in maniera trasversale, quindi in termini di ruolo professionale da CEO a stagisti e in termini di industrie eh, trasversali e cross industry quindi rispetto a tutte le industrie, proprio sul tema delle competenze digitali scenario di riferimento quali sono le nuove forme di apprendimento come dicevi tu siamo di fronte a un paradosso perché c'è una situazione di forte skill mismatch skill gap che vuol dire che la domanda del mercato del lavoro non incontra l'offerta per cui ci sono molte più posizioni lato ICT stem di taglio tecnologico di quelle che poi invece l'education può offrire poi alle, alle aziende l'education o i ragazzi che non scelgono ci sono entrambi le cose. Allora, da un lato c'è un tema di... Ehm, se facciamo una fotografia del mercato italiano, noi abbiamo il 27% degli adulti italiani, vi do qualche dato per inquadrare il tema, che non ha competenze di base digitali, di nessun tipo. Poi c'è un 42% che ha competenze di base, a differenza della media europea che è del 58%, e poi c'è circa un 20% che ha competenze più evolute e sofisticate, quindi due o tre competenze come strade di competenze digitali, sempre con un gap rispetto all'Europa che è del 15%. Quindi c'è un tema di eh, livello di competenze digitali della workforce italiana che comunque è trainato da quella europea dall'altro eh, siamo come dicevi tu il paese con eh, una quota incredibile di net che sono i ragazzi da 18 ai 28 anni che hanno smesso di trovare lavoro e che hanno smesso di studiare e che quindi anche se sono nativi digitali non è detto che siano competenti da un Ma punto di vista digitale questa, questa percentuale sì. dei, dei net eh, diciamo eh, sono già almeno una decina d'anni che ne parliamo eh, quanto adesso è stata incrementata anche dalla pandemia e da, diciamo così, un po' anche sì. questo disagio che si sì, sono sì, trovati sì. A, sì, sì. a gestire i sì. giovani. Sì. È, è ulteriormente cresciuta tant'è che le aziende ci chiedono, le fondazioni, di costruire progetti eh, di formazione, di learning su competenze digitali per questi giovani, eh, per qualificarli rispetto a, appunto, a competenze digitali che poi possono utilizzare nelle aziende e nella vita anche personale. Eh, c'è un altro tema poi nei prossimi 2-3 anni ci sarà un'esigenza italiana nazionale di circa 130.000 posti nel, di taglio ICT tecnologico che eh, i lavoratori, i datori di lavoro oggi dicono che per il 40% non riescono a coprire rispetto all'offerta del mercato quindi questo sulle aziende ha un impatto incredibile sia da un punto di vista di performance che di potenziale rispetto alla performance 4 aziende su 10 dichiarano che non riescono che hanno dei cali di redditività e di produzione. E di, e di margine di fatturato perché comunque non possono evolvere e ha un impatto anche sul potenziale di crescita ancora inespresso eh, rispetto poi ai nuovi modelli di business e, e al business che sta evolvendo molto velocemente rispetto alla trasformazione digitale. Adesso il tema qual è? Che da un lato eh, c'è un tema di approccio di sistema siccome è un problema complesso va approcciato in termini sistemici e poi vi racconterò i progetti che stiamo sviluppando e che stanno sviluppando aziende italiane e dall'altro c'è un tema di evoluzione delle competenze. Che sì è vero che devono essere competenze tecniche specialistiche, ma sempre più vero che devono essere competenze cosiddette multiskilling e che comunque permettono alle persone di poter poi nel tempo evolvere, mentre evolve la tecnologia, che evolve più velocemente delle competenze delle persone, perché ricordiamoci che per apprendere una competenza basica che è imparo a fare la differenziata eh, e quindi decido di mettere la carta nel cestino della carta, ci metto in media circa 50-60 giorni e quindi immaginiamoci per una competenza digitale no? eh, e quindi rispetto a questo c'è un tema di evoluzione delle competenze ma soprattutto dietro questo c'è un tema di evoluzione del mindset e quindi di insegnare quel concetto di learnability che poi ti porta ad essere orientato all'employability, cioè l'occupabilità, all a rinnovarti costantemente rispetto al mercato che cambia. Oh, I giovani abbiamo visto dai Friday for Future che sì. hanno questa passione. A volte, diciamo, ieri per esempio io personalmente sono stata a Brescia, c'era il Friday for Future, tutti questi giovani che manifestavano, poi vedo un sacco di polizia che ha chiuso tutto il centro, allora ho chiesto a dei professori di una scuola di come perché. No, perché loro manifestano per l'ambiente la, la sostenibilità e sfasciano tutto il centro storico per cui diciamo che anche queste diciamo ci sono alcuni che ci credono e altri no però in linea di massima diciamo così i giovani comunque credono nella sostenibilità nell'ambiente sono eh, molto presi questo può essere un drive poi per avvicinarli e attrarli verso diciamo le competenze STEM e riuscire a fargli capire che è proprio attraverso il digitale, che si riesce sì. a ottenere la sostenibilità? Sì, è sicuramente una chiave d'accesso, quella della sostenibilità e del tema green. Eh, Un'altra chiave è quella legata alla gamification, attrarli attraverso attività apparentemente di gioco che mi permettono di stimolare le mie abilità e mentre stimolo delle abilità che mi fanno divertire, intanto imparo. Eh, C'è un tema, eh, anche se abbastanza inflazionato, di Scopo e di purpose. Sempre di più chiedono non soltanto i giovani, ma anche le persone o i giovani che entrano in azienda di avere dei percorsi altamente personalizzati di, di formazione quindi eh, L'accesso a un, a un a una libreria di contenuti che sono disegnati ad hoc per la persona, così come invece l'accesso a una consulenza ad hoc, anche questa a persona come il coaching, il mentoring che permette poi alle persone di identificare il potenziale inespresso, però è sicuramente una, una chiave d'accesso. Quanta importanza ha la contaminazione tra? Le esperienze appunto nella formazione. Allora, questo è un altro elemento molto importante e anche molto eh, interessante. Ehm, di ingaggio per i giovani e cioè ab abbiamo verificato poi dai progetti che seguiamo quotidianamente che se leghi le persone alle passioni alle attività che, che fanno quotidianamente nella vita personale poi le possono trasferire nel mondo professionale idem se riesco a creare dei, dei contesti in cui si, ci si contamina rispetto alle, alle competenze a quel punto sono più aperto all'ascolto all'apprendimento e quindi alla co-creazione e anche all'innovazione c'è un'icografia un di, di Giotto che, che riproduce l'immagine della temperanza, della virtù della temperanza, eh, che è stata tradotta insomma, nel concetto di transilienza che noi spesso utilizziamo nei, nei progetti formativi. E quindi la, la donna che rappresenta la temperanza ha due anfore e dall'anfora più alta versa l'acqua nell'anfora più bassa e la fa cadere precisamente sta a significare che io posso sviluppare una competenza in un contesto molto distante e poi metterla a disposizione di un altro contesto. E questo richiama anche al concetto di multiskilling, cioè di sviluppare competenze che sono affine ad altre posizioni perché mi permettono poi di imparare più velocemente, di essere io. Ehm, funzionale a diverse posizioni pensiamo a, 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 a funzioni tipo quelle dell'ingegnere biomedico dell'architetto di paesaggista che comunque ha all'interno strati di competenze contaminati da vari contesti che poi possono essere messi a disposizione dell'approccio sistemico alla risoluzione dei problemi Maximo barra eh, la sua è un'azienda leader nella digitalizzazione Digitalizzazione dei processi nelle aziende. E lei però viene appunto da altre due aziende insomma che hanno eh, una forte esperienza nel, nell'ICT, nel digitale, e quale evoluzione ha visto nel corso degli anni sia nella scelta diciamo del, del personale nella strutturazione proprio del, degli organigrammi? Aziendali e anche nel cambiamento di approccio necessario da parte dei dipendenti delle aziende, siano dirigenti o impiegati. Sì, adesso mi stava venendo, a parte che condivido, condivido insomma, tutte le riflessioni che hai fatto prima, però mi stava venendo in mente: non avevo intenzione di dire questo, però mi è, è venuta in mente un'esperienza fatta, fatta all'estero, la mia esperienza fatta all'estero più recente. E, stiamo parlando di paesi dell'Europa del Nord l'Olanda nello specifico, quindi periodo pre prepandemico, eh, una delle, delle mie considerazioni quando sono arrivato lì, un'azienda di telecomunicazioni, era che fondamentalmente l'organizzazione del lavoro, il tema dei talenti, il gap tra l'offerta e la domanda, era qualcosa che era già molto evidente cinque anni fa. E, mh, e una delle considerazioni importanti è che quando si cercava un talento, un ragazzo o una ragazza che avesse certe caratteristiche, di fatto erano già loro che facevano il colloquio a te. Ed è vero che chiedevano, no? Quindi i temi di purpose, qual è l'obiettivo, questa azienda esattamente cosa si pone come ambizione, però l'esigenza principale era quella di poter contare. Quindi io entro in azienda, accetto la tua proposta nel momento in cui io posso contare all'interno dell'organizzazione. Altrimenti non ti prendo neanche in considerazione. Quindi che cosa significa contare? Contare significa che l'organizzazione verticistica di fatto nel mindset di queste persone non esisteva più. Esisteva una diciamo eh, un'esigenza un di essere coordinati, un'esigenza di avere qualche punto di riferimento, ma non l'esigenza di avere un capo, il capo del capo e così via. Quando, quando ho cominciato a lavorare in Olanda, e, di fatto anche il modo in cui era organizzata l'azienda, dal punto di vista della presenza in ufficio, era esattamente come stiamo vivendo, come abbiamo vissuto nella pandemia, ma era la pre-pandemia. Quindi un esempio tipico era quello del lunedì in ufficio, non c'era nessuno. Eh, il martedì più o meno, il mercoledì mezza giornata libera, giovedì di nuovo in ufficio abbastanza e il venerdì nessuno. E quindi le persone esigevano che ci fosse anche un tipo di organizzazione del lavoro radicalmente diverso, molto diverso da quello a cui ero abituato io. Rientrato in Italia, ho avuto il contro shock. Il contro shock era quello di vedere un sacco di ragazzi in una delle aziende dove sono stato. Venerdì sera alle ore 19 praticamente sembrano dei pollai e stiamo parlando di pochi anni fa. Quindi, eh, l'organizzazione strutturata no, dal punto di vista gerarchico, restare in ufficio fino all'ora in cui resta il capo, queste cose diciamo che le abbiamo cominciato un attimino a mettere in discussione adesso. Per cui l'evoluzione l'ho vista appunto in culture diverse, ma la sto cominciando a vedere anche in Italia. Quindi, l'esigenza è quella di il purpose, poter contare. E poter contare significa che deve avere responsabilità e quindi tutto il tema dell'accountability, di cui i libri di, di, diciamo, di management sono pieni, ma l'accountability significa sostanzialmente che ti prendi tu la responsabilità di portare avanti un processo aziendale, ne sei responsabile anche del risultato e soprattutto questo presuppone che ci sia un, un tema di forte fiducia. Quindi, la fiducia in persone che hanno meno esperienza, ma che hanno tanta energia, tanta determinazione, tanta voglia, tanta come dire. Ehm, anche ambizione e farli andare avanti ecco questo tra l'altro è necessario non soltanto perché è l'ambizione dei ragazzi ma perché il modo in cui oggi noi stiamo vivendo dal punto di vista della velocità quindi le tecnologie che convergono diventano esponenziali, i cambiamenti ripeto non soltanto di, di tecnologia ma anche cambiamenti per quanto riguarda l'ambiente, geopolitici ecco, tutti questi cambiamenti che moltiplicano gli stakeholder, moltiplicano le variabili richiedono che ci sia finalmente un'organizzazione più agile e l'agile appunto è uguale a più velocità, più velocità significa più responsabilizzazione, più responsabilità significa che tu decentri sempre di più la, la, la responsabilità aziendale. Quindi questo cambiamento in questo momento in Italia comincia ad esserci, è un po' difficile perché anche il nostro è un paese che è invecchiato di più rispetto ad altri paesi, per cui magari anche nel management ne parlavamo prima, no? l'età media delle aziende è molto alta. Quindi anche se tu magari questi concetti li hai interiorizzati, fai anche fatica a poi renderli esecutivi. Però il cambiamento in questo momento è in alto. È un problema solo di età o anche di aree geografiche? E o anche, di, pubblico e anche di cultura, chiaramente anche di cultura. I paesi mediterranei sono diversi rispetto ai paesi dell'Europa del Nord. Però diciamo dal punto di vista di quella che noi chiamiamo globalizzazione, no? di esposizione ai media, di uh, essere sempre più presenti sui social, ecco questo sicuramente porta i ragazzi ad avere un atteggiamento molto simile a quello che hanno in altri paesi del mondo. Quindi c'è un po' un'omologazione da quel punto di vista. Io vedo dei cioè osservo, ascolto punti di vista che sono praticamente gli stessi. La, la differenza è che si inseriscono in contesti che sono meno abituati ad affrontare questi temi. Però il cambiamento in atto ci vorrà un po' più di tempo prima che accadano le stesse cose che accadono in Danimarca, Olanda. Non sto dicendo che è meglio o peggio, sto dicendo che è diverso, però è chiaramente una. Una delle, delle variabili che bisogna gestire nel momento in cui si parla di talenti, attrattività dei talenti per le aziende. Rispetto anche al punto di prima, cosa raccontare? No? C'è la, la, la domanda che. Ci diamo del tu? Sì, sì. Sì. La domanda che hai fatto è quella che dice: ma il tema della, della sostenibilità rispetto no, al talento digitale e le competenze digitali sono legate? Sì, nella misura in cui si riesce a. Materializzare, rendere molto più concreto no, quello di cui stiamo parlando. Se io parlo di sostenibilità, un ragazzo deve spiegargli che cosa intendo. Quindi, per esempio, un'azienda tecnologica come la mia, se spiega la tecnologia, deve spiegare dicendo: Attenzione, se tu entri qui, anche se magari non hai un'ambizione tecnologica perché ti sembra qualcosa di molto arida, quindi poco, poco come dire umanizzante, sai che attraverso le tecnologie poi produrre un caso d'uso, quindi sicuramente un, un qualche ecosistema, una qualche piattaforma che permette di, non lo so, eh, risolvere il problema del, del, dello spreco idrico, piuttosto che del, dei costi di energia che in questo momento stanno praticamente decollando. Ecco, nel momento in cui io eh, rendo pratico, nel momento in cui io spiego esattamente a che cosa serve quella tecnologia e qual è il contributo, no? con un esempio pratico, ecco, quando se faccio questo l'attrattività diventa molto più elevata quindi anche persone che non avevano mai immaginato di fare un percorso di tecnologia digitale e quant'altro, possono affacciarsi, sicuramente l'apprendimento è molto più accelerato rispetto a prima, anche per quanto riguarda i temi di tecnologia, e nel giro di poco tempo sono le persone che hanno capito che lì possono fare sicuramente un percorso di accrescimento, non soltanto professionale, ma anche nell'ottica di essere più uh, future proof, di poter appunto lavorare per la sostenibilità della, del mondo, per poter avere un ambiente molto più inclusivo, eccetera. Qual è la differenza che lei ha trovato nelle varie aziende in cui è stato rispetto a lavorare in un'azienda che si occupa proprio di digitalizzare i processi delle altre aziende? Quindi, come questa azienda stessa sì. diciamo, assorbe sì. i valori che poi cerca di portare altrove? Allora, c'è un cambiamento radicale in atto. Io ogni tanto il vantaggio che mi porto: eh, adesso sono in engineering da praticamente un anno, per cui ho ancora il bagaglio del cliente. Avendo il bagaglio del cliente spiego esattamente anche ai miei colleghi che cosa si aspetta il cliente di ascoltare. Quindi fino a qualche anno fa l'obiettivo era: la tecnologia serve per essere più efficienti. Quindi, quando si parlava di digital, di piattaforme tecnologiche, il management, il C level dell'azienda pensava sempre: Ok, adesso arrivano questi esperti di tecnologia, mi rendono il tutto più efficiente e mi permettono di risparmiare. Adesso invece il concetto è diverso. Non è soltanto un tema di efficienza, è un tema di velocità. C'è un'equazione per chi oggi fa business che è il seguente. Se io devo oggi competere devo essere veloce. Per essere veloce devo essere semplice. Per essere semplice ho bisogno di sistemi che mi permettano di no, velocizzare decisioni, processi e quindi agilizzare la mia organizzazione. Quindi adesso il, il, la variabile importante è quella che dice <clears throat> adottiamo tecnologie non soltanto per spendere di meno, ma adottiamo tecnologie per essere più veloci e quindi più competitivi, quindi anche eh, trovare prodotti nuovi, eh, processi nuovi, espandere il business, entrare in business diversi. Questo è quello che oggi le aziende vogliono sentirsi dire. Non più soltanto il tema di tecnologia, per cui lo lasciamo al CIO, al CTO, a chi si occupa di tecnologia, ma è un tema che interessa a chi si occupa di commerciale, di business, di organizzazione. E quindi comincia a permeare un po' trasversalmente tutte le aree dell'organizzazione aziendale. Luciano Floridi, come cambia la leadership del mondo connesso, quindi all'interno delle aziende, ma anche in maniera più estesa fino ad arrivare alla leadership politica, diciamo anche militare se vogliamo? No? Certo, sì. La, 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 la vita del leader non è mai... Eh, Molto semplice, cioè uno pensa: ah, vedi che è bello, fa il CEO, fa il generale, fa il, fa il ministro, ma in realtà sono, sono brutte vite perché c'hai un sacco di problemi eh, che devi risolvere anche con, in tempi rapidi, che non puoi rimandare a qualcun altro. Oggi eh, il CEO, quelli che incontro, diciamo così, delle aziende eh, importanti si trovano con tutti i problemi che hanno sempre avuto, appunto, dalla manualistica eh, in poi, ma abbiamo sentito hanno a che fare con tre uh, deficit uh, che non possono ignorare. C'è un deficit che è quello legislativo, cioè il mondo digitale cambia talmente velocemente che non abbiamo le regole del gioco, lo sappiamo bene, ne abbiamo parlato anche in altri contesti, quindi c'è un deficit legislativo e oggi il management deve occuparsene, il leader a tutti i costi, quindi cercare di indovinare dove andrà a finire tutto quel contesto di norme e di aspettative sociali quello che va bene e non va bene e questo è un, è un, è un deficit poi c'è il deficit di tipo concettuale e questo il leader lo ha, cioè non capisce ma non perché è stupido, ma perché le cose sono cambiate moltissimo, come concettualizzare il mondo che ha davanti se tu vieni da un mondo che grosso modo sta attraversando la rivoluzione industriale e sei che ne so, la seconda o terza generazione di famiglia che ha quella industria più o meno cioè, la tua idea su dove stanno andando le cose ce l'hai. Se tu sei quello che sta facendo uno scale up di una start up per diventare eh, diciamo, leader in quel settore, in un contesto in cui il deficit concettuale, cioè ci stiamo capendo qualcosa su come stanno andando le cose, è enorme, altro problemone per la leadership. Poi, visto che mi invitavi, il terzo è questo che stiamo affrontando adesso, cioè un deficit di, di talent, cioè non ci sta la gente in grado di fare il lavoro che bisogna fare. Questo rispetto agli altri due è un grattacapo per la leadership di gran lunga maggiore perché, mentre gli altri due, scusate questo momentino un po' analitico, non generano competizione, cioè non ci sono le regole, vedremo, ma intanto non è che ci sono le regole di qualcun altro, non c'è un'analisi concettuale, non c'è abbastanza talent, ti scanni con quello vicino perché c'è ci cioè, quell'ingegnere o lo prendo io o lo prendi tu. Cioè quella ragazza o quel ragazzo che sa fare le cose o è il mio o è il tuo, allora qui si innesca, e chiudo qua, se no non la facciamo troppo lunga, un meccanismo veramente un po' spiacevole per la leadership. Cioè non solo devo competere con l'altra azienda per il talent su un mercato che a quella, eh, quella domanda ha un'offerta molto ristretta. Più ristretta è l'offerta, più alta deve essere diciamo, la proposta per attrarre. Ma come sentivamo devi mantenere la gente brava all'interno della tua azienda. Questo del mantenere la gente brava all'interno dell'azienda vuol dire che devi anche avere altri diciamo, livelli di soddisfazione. Dice tutta questa bella chiacchierata. Allora, allora, due punti così anche un po' concreti. Uno, il problema maggiore che hanno ad esempio le aziende nel mercato americano, diciamo anglosassone, è quello non soltanto della attrattività, brutta parola, ma si dice così, ma anche quello del mantenimento della forza lavorativa. Cioè, Oggi c'è un turnover all'interno delle aziende, soprattutto quelle che conosciamo meglio, le, 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 quelle delle 500 SP, che è mostruoso. Cioè la gente va e viene, va e viene. Due va e viene per ragioni che non sono soltanto di stipendio. Cioè lì dove il talento è scarso si muove per ragioni di preferibilità di un'azienda rispetto a un'altra, anche a volte addirittura a un prezzo minore rispetto a quello che potrebbe essere il profitto, il mio interesse. La anche perché sono cifre, come dicevano i miei studenti, tanto l'assegno lo scrivono loro, quindi 0 più 0 meno, però lì sto molto meglio. E come diceva appunto un mio collega molto bravo, dice la gente non va via, cioè non lascia un'azienda, lascia il management di quell'azienda. Ecco, su questo si innesca un problema per la leadership enorme. La risposta del mercato, abbiamo sentito, soprattutto in Italia, è lenta, difficile e soprattutto laboriosa. E forse se ho ancora un minuto su questo aggiungere un commento. Che spero non sia troppo, non è polemico, è, è realista. Uh, dovremmo smettere di pensare che ci possa pensare la scuola. La scuola non ci sta pensando e se ci pensa, la scuola è intesa come tutto il percorso formativo, diciamo quello della società. Dovesse pensarci la scuola, ci penserà comunque in tempi molto lunghi. Cioè ci vogliono anni e anni per fare una riforma, formare i formatori, mettere i formatori nella scuola, che formano poi quelli dopo. E so, tu hai cioè, questo decennio davanti, cioè adesso ci pensa la scuola. Nella misura in cui poi ci sia, sia in grado e di pensare. quindi chi ci deve pensare? Ci devono pensare le altre forze, per forza. Allora, cioè, ma come in che senso? Voi dove l'avete imparato l'inglese? Scusate, sinceramente. Qualcuno qui dentro mi sa dire che l'ha imparato al liceo classico? Linguistico. Eh, allora, l'abbiamo imparato nelle scuole, nelle scuole private. E dov'è che hai imparato a guidare? Ma perché ti hanno insegnato a guidare a scuola? Cioè, che c'era la scuola guida, corso di scuola guida no, il sabato? No, c'era una scuola guida, vai. Oppure, cioè... allora, ci sono eh, diciamo, elementi eh, paralleli. Che in una società come quella italiana che è altamente flessibile in questo settore e altamente rigida nel, dal punto di vista di pubblica amministrazione, deve fareci i conti. Allora noi possiamo mettere la testa nella sabbia e dire ma no, ci penserà la scuola, ci deve pensare la scuola, che se mettiamo uno scaricare sulla scuola una cosa che la scuola non farà, farà male e continuerà a fare male. Oppure decide, sai che ti dico, la scuola non ci sta pensando. E allora tutte le accademie, e fate soltanto un Google, Accademia. E non vi dico le aziende perché sembra brutto, visto che cioè, siamo qua, però è pieno di aziende che fanno le cosiddette accademie nel mondo italiano. Queste accademie funzionano, funzionano bene e fanno formazione di, di ottima qualità. È un mondo parallelo che cerca di coordinarsi con quello universitario, ma non è il corso dell'università, non è il corso della scuola. È brutto, non, meglio non dirlo, Beh, però la vogliamo risolvere il problema o facciamo sempre finta e lo rimandiamo a una, al prossimo governo, eh, dopo domenica, non credo. Ibarra, qual è il rapporto tra le aziende e le accademie per la sua esperienza? Allora, sì, io, io condivido, condivido il tema che non, non, non ci può pensare la scuola, o meglio, se la scuola ci pensa sicuramente impiega molto tempo. De, faccio il caso pratico che stiamo gestendo in questo momento, Engineering ha una sua academy, che è proprio un campus, un'università. Quindi non è, non è, come dire, un percorso che è stato inventato per, uh, per colmare qualche lacuna qui e lì. È proprio un campus, ha dei numeri altissimi, nel senso che sono molto di più rispetto a quello che pensavo io e immaginavo. Noi eroghiamo 25.000 giornate di formazione all'anno, sono 240 docenti, di cui la cosa Non bella... lo sapevo, eh. So, no, ma infatti mi chiaro. hai alzato veramente la palla. No, ma lo dico adesso non perché devo fare pubblicità a eh, perché sicuramente quello che tu stai dicendo è assolutamente vero. E l'intuizione no, di, di questa azienda per la quale io lavoro degli anni è stata quella di portare avanti questa iniziativa. Però ecco, i docenti, più della metà sono nostri, quindi sono dipendenti, che sanno di tecnologia, quindi fanno una sorta di, no, di, di, di trasmissione del pensiero, di quello che hanno imparato, di, di casi pratici, anche perché oggi insegnare il blockchain non è facilissimo. Eh, insegnare quantum computing non è un qualcosa che si impara, no? non ci sono neanche corsi privati di quantum computing. Alcuni, alcuni docenti invece sono docenti che arrivano dalle aziende, altre aziende, quindi collaborazioni varie che abbiamo e, e abbiamo un catalogo di, di corsi che è di circa 500. Tra l'altro, non facciamo soltanto formazione di tecnologia, ma, ma riallacciandomi a quello che dicevi tu, facciamo proprio formazione manageriale, quindi soft skills, leadership. Quindi, questa è diciamo, la risposta che secondo me un'azienda come la mia può dare perché. Se io mi metto sul mercato e dico no, devo prendere qualcuno che abbia certe caratteristiche, non la trovo, si come dire, no, innesta quel meccanismo di cui, di cui parlava prima lui. Ma nel momento in cui io trovo, ad esempio, in un percorso universitario qualsiasi, perché l'approccio che io sto dando all'azienda è esattamente questo: un approccio, come dire, un percorso di, di, di formazione, scuola superiore piuttosto che università, qualsiasi. La persona che ho davanti a me è una persona che ha l'ambizione e determinazione ed è in gamba. Quindi ha, come dire, quelle caratteristiche dal punto di vista del voglio essere, voglio fare. Nel giro dei sei mesi noi prendiamo quella persona, la inseriamo in un percorso di formazione ed esce come se fosse come dire, uno che ha fatto un percorso, non dico, di ingegneria, ma non è molto distante. Poi è chiaro che abbiamo bisogno degli ingegneri, abbiamo bisogno di quelli che hanno fatto formazione più specifica, ecco, però stiamo cercando di ridurre quell'esigenza di diciamo, offerta attraverso come dire, i nostri strumenti, la nostra accademia, i nostri docenti e tutto quello che possiamo fare per evitare di entrare in quella spirale e quel circolo vizioso di cui si parlava prima. Il PNRR ci si diceva diciamo, prima che eh, poteva essere un volano di accelerazione della trasformazione digitale. È così? Cioè a che punto siamo da questo punto di vista? Sì, allora, prima ancora del PNR, volevo aggiungere un paio di considerazioni rispetto alla conversazione del panel. Da un lato le accademie accademi interne stanno funzionando e sono appunto, coprono un gap eh, che deriva poi dal, dall'education, ma, ma non solo. Eh, e Possono essere focalizzate appunto su tematiche tecnologiche o tecniche, come lo facciamo anche noi in BIP rispetto ad attività legate all'innovazione digitali, eh, data science piuttosto che altro, e possono essere poi trasversali. Dall'altro, per collegarmi al, al tema di Luciano Floridi, c'è un tema anche di superamento della logica della competition rispetto alla creazione di talenti e quindi ehm, creare progettualità sul territorio rispetto alla mappa degli stakeholder che hanno a che fare con. Il problema è questo, non abbiamo queste figure professionali che possono essere data science piuttosto che gli eh, esperti tecnici di media, costituiamo un ITS, una fondazione con un partenariato allargato che è fatto di università, di associazioni, di no profit, di aziende, di società di consulenza per poi risolverlo, mettere il know-how, mettere i fondi e dopo un anno o due anni avere le risorse che, che servono. E quindi già questo è un passaggio di paradigma molto interessante rispetto al mercato di riferimento che sposta eh, il posizionamento degli interlocutori da una logica competitiva a una logica collaborativa. Rispetto al PNRR adesso ci sta, iniziano ad arrivare i primi fondi e quindi è sicuramente ehm, un elemento molto importante su cui si è, è basata un po' anche la logica della... della della recupero e dello sviluppo di competenze, di paschiglie e di, di reskilling. Il tema è che comunque è collegato alla, alla politica, ai tempi della politica e quindi questo poi condiziona moltissimo i tempi e la velocità invece del business. Luciano Flavi, adesso un, un argomento che sembra esulare, però in realtà noi sappiamo che eh, il mondo militare è quello dove nascono. Le innovazioni di qualsiasi tipo e quindi anche le innovazioni di processo anche dal punto di vista, diciamo così, organizzativo e della gestione del personale ed è uno dei mondi che ha cominciato a interrogarsi moltissimo sulla questione della leadership. E lei, insomma, questo argomento l'ha sviscerato abbastanza. Quali sono stati i cambiamenti introdotti? nei mondi militari che erano così rigidi da un punto di vista gerarchico, come hanno fatto a superarli e soprattutto come hanno fatto poi a introiettare anche la tecnologia che entra in qualche modo vediamo adesso con le armi autonome che ancora non sono regolate ma sono già utilizzate. Cioè, le armi autonome sono armi di precisione, possono essere poi controllate da remoto oppure addirittura programmate e poi agiscono per conto loro, quindi come un mondo così strutturato, rigido, gerarchico è riuscito a, ad affrontare, se c'è riuscito, questo enorme cambiamento. Sì, questo del rapporto tra mondo militare e mondo business eh, è affascinante perché sono quelle cose che non studi, no? cioè siccome è un silos, eh, studi quello, studi quell'altro. In realtà, chi studia un po' management sa benissimo che eh, quando nasce poi, eh, soprattutto negli Stati Uniti, la teorizzazione del management, le prime industrie, si comincia a lavorare un po' sull'automazione, su, sull vengono importati di sana pianta i modelli organizzativi eh, che i militari per diversi secoli avevano sviluppato, ma quelli napoleonici, cioè come si struttura le linee di comando, il piramidale, ecco, certi, certi schemi vengono direttamente da esperienze, adesso non voglio dire napoleoniche, ma stiamo lì. Ereditato, cioè, che so, un meccanismo fordista cioè, assomiglia molto di più a un'armata napoleonica di quanto assomigli invece oggi alla tua start-up che è dell'Orangolo. Allora, una volta che questo è stato assorbito, poi si sono un po' invertiti invece i rapporti. Cioè, sto super semplificando, chi si occupa di queste cose adesso mi perdona perché dico veramente una cosa un po' troppo eh, elementare. Ma volendo proprio ridurre tutto a bianco e nero, fase 1 il business impara dal mondo militare e adotta diciamo così, la, un po le sue logiche. Fase 2, il, il business diventa molto più dinamico e i militari cominciano a imparare dal business, cioè cominciano a guardare come le aziende, nella loro flessibilità, nella loro capacità, ad esempio del just in time, e parliamo cioè, di modelli antichi, eh, o di uh, lavoro di gruppo, di responsabilizzazione, allora li, li, i due elementi... Che sono quello che ti permettono di essere di maggior successo come azienda, che è o aumenti la produttività oppure no, quindi, diciamo, per ore lavorate, eccetera, così. E, e quindi sei anche comunitare i tu, diciamo, la, la tua forza lavoro. Se vuoi, è più efficace, e questo il digitale eh, lo fa benissimo, cioè, oppure a bassi costi. Possibilmente, se sei un'azienda di successo, fai tutte e due, aumenti la produttività, abbassi i costi e vinci sul mercato. L'uno o due, i militari l'hanno imparato dal business. Allora, quando voi andate a vedere i rapporti, tanto per essere concreti, di, di qual era la razio tra per ogni soldato che ho no, per lo sbarco in Normandia su quella spiaggia, quanti ne devo avere dietro che preparano quel soldato lì? I rapporti sono andati scendendo in maniera mostruosa. Allora se si parlava di 8 a 1, poi diventano 7 a 1, non mi citate su questo perché basta guardare su Google i dati seribili da Google, ma voi immaginate una caduta lineare del numero di forze necessarie per mettere un soldato, un marinaio, un aviatore lì sul fronte. Quando oggi tu senti che in Ucraina le forze sono completamente non allineate da una parte e dall'altra, è perché le forze russe hanno ancora un... Diciamo, produttività, quindi cioè abbassamento dei costi, aumento della produttività in termini aziendali, assolutamente da, da, da primo novecento, cioè da, guerra, da seconda guerra mondiale, le forze dall'altra parte, che sono molto più digitalizzate, molto più sostenute, hanno una tecnologia di gran lunga più avanzata, ma soprattutto un management completamente diverso, hanno invece una produttività per forza lavorativa, perdonatemi la tecnologia che non ha nulla a che fare con l'Italia, di gran lunga superiore e si vede, il risultato è palese. Allora, per ritornare da una fase in cui i militari hanno insegnato al business a una fase in cui il business ha insegnato ai militari. In Russia questo non è avvenuto, nella Nato è avvenuto e si vede la differenza. Bene. <coughs> Qualche commento rispetto a questa. Voi avete affrontato un po' lo studio di questo di sì. mondo militare. Allora, devo dire che per lavoro mi è capitato varie volte di andare in Israele, quindi Tel Aviv, polo delle start-up. Qual è il modello che hanno e che funziona benissimo per quello che abbiamo osservato? Talent attraction, intercettano i talenti fin dalla scuola, fin dal liceo, li contrattualizzano, li espongono alle tecnologie più avanzate e gli danno in mano la responsabilità di sviluppare poli di innovazione. Quindi c'è un sistema di riferimento che funziona e che ha integrato business rispetto ad approccio militare, ehm, dando però eh, la priorità al concetto di innovazione tecnologica costante. Loro hanno fatto anche nella 8200, che è la famosa unit che ha creato sì. il virus. Staxnet sì. un tipo di, diciamo, formazione, se vogliamo chiamarla così, ma anche di lifestyle dei militari. I primi sì. tempi per cui li avevano messi nel deserto, sì, nel deserto. e loro praticamente gli cambiavano l'orario sonnoveglia sì. ogni momento, sì, sì. gli spostavano addirittura i mobili eh, ogni giorno, e, e questo in qualche modo stimolava la creatività. Poi, il momento in cui li passavano dopo quattro anni al business vero, quindi alle aziende, gli creavano un break, tipo li mandavano a fare non so. 20 giorni in India di, di totale <ride> relax e poi li riportavano nell'azienda fatti diventare CEO delle principali aziende o americane in Israele oppure loro, start-up sì. in Silicon Valley, Waze È uno dei sì, casi, io l'ho incontrato sì. tantissimo, ho incontrato di loro, ho intervistato anche il capo di questa unit li rimettono in politica e loro si ribellano finché possono, perché non ci vogliono tornare, e però li rimettono in politica in Israele. Che cosa c'è dietro questo come approccio di apprendimento? Ti espongo a una cosa difficile e complessa? e ignota che tu non sai ancora gestire perché esprimi al massimo le tue potenzialità, ti conosci quindi acquisisci consapevolezza e esprimi ed eserciti le tue abilità personali che poi diventano competenze professionali e poi ti metti in un contesto che è più semplice e quindi la curva di apprendimento e poi di give back rispetto al contesto di riferimento si, si innalza moltissimo per cui è, è molto efficace come modello poi può essere criticabile o meno in funzione Insomma, del punto di vista, però come modello di apprendimento è e di massima espressione del potenziale è sicuramente efficace. Un altro tema, un altro contributo rispetto al concetto di leadership che, che, che avete citato entrambi ha a che fare un po' con l'approccio di Taylor, però quanto oggi le aziende devono essere gestite e guidate in questo modo? E dal momento che si è rotto il meccanismo anche meccanicistico no? rispetto al fatto eh, del, che si possa esprimere la capacità di previsione, se, se c'è un evento A... C'è poi una, un effetto B o un risultato B, non è più così no? perché gli elementi intersistemici producono comunque una serie di casualità che non è detto che siano prevedibili. Allora, io che cosa devo fare per i manager? Due cose: uno, allenarli a sviluppare una grandissima capacità alla gestione dell'imprevisto, che ha a che fare appunto con le abilità personali, e due, un concetto di legacy, la capacità di poter delegare e di creare contesti virtuosi di autonomia e responsabilità, come diceva apposta a, a voi prima che permettono poi a, ai gruppi di autogenerarsi in termini circolari quindi si parla più di una leadership distribuita che non gerarchica che può funzionare in contesti organizzativi che non sono più meccanicistici ma che sono considerati gli organismi viventi quindi come organi ogni organismo vivente l'equilibrio è sempre eh, in movimento no? rispetto a queste variabili voleva aggiungere qualcosa? No, no, va bene adesso. <ride> Questa è una cosa molto interessante, perché, ehm, questo anche per magari ha qualche capello in bianco in meno nella stanza, ehm, noi veniamo da un, da un lungo periodo di ragionamenti fatti proprio in versione meccanicistica. Il meccanismo, ragionare a meccanismo, vuol dire che tu hai tanti pezzi, immaginate un'auto, ognuna a sé stante. Li metti insieme e strutturano un sistema che fa qualcosa di più di ciascun pezzo, ma ciascun pezzo nasce a sé stante, la ruota, il motore, eccetera, eccetera. Ragionare invece in termini di network vuol dire invertire il rapporto. Il network non ha i nodi e poi li metti insieme, ha il sistema in cui le relazioni creano il nodo. Questo, da un punto di vista amministrativo e burocratico, manageriale, è fondamentale. Tu non hai prima tante unità, meccanismo e poi cerchi di metterle insieme, nodi che leghi dopo. In realtà tu hai tutti i rapporti e le domande da parte del mercato o da parte appunto magari bellico e cerchi di creare quel nodo a seconda delle relazioni e dei rapporti e dei processi di cui ha bisogno e che devi assolvere. Ecco, questo invertire, ragionare in termini di meccanismo o ragionare in termini di network vuol dire passare da un concetto di sostanza e quindi relazione questo è Aristotele, proprio, eh? Venduto così sotto il tappeto, Vecchio Aristotele, ha un concetto invece contemporaneo di relazione prima e poi sostanza. Invertire questo rapporto vuol dire aver capito come sta andando il mondo oggi. Se tu ragioni ancora in versione aristotelica, sostanza prima e poi le lego, è come se, e chiudo qua: tu prima facessi le rotonde in città e poi decidessi di legarle attraverso le strade. Non si fa così, o di a Roma non lo so, però qui no. Allora prima fai le strade, dove si incrociano arrivano le rotonde, i nodi, prima i rapporti e poi la solidificazione dei rapporti in strutture che devono assolvere a quei processi. Ragionando così entri nel ventunesimo secolo. C'è cioè, chi sostiene a proposito delle rotonde <ride> e, delle, e delle strade che... L'auto a guida autonoma non può essere applicata alle nostre città, ma che bisogna creare le città intorno al concetto di auto a guida autonoma. Lei che ne pensa che non avremo mai le auto a guida autonoma in Italia? Che, che dobbiamo fare attenzione perché eh, l'intelligenza artificiale, nel senso più ampio del termine, dalla robotica al machine learning, dal natural language processing a quello che abbiamo nel telefonino, funziona nella misura in cui l'ambiente è amichevole nei confronti dei suoi limiti. Questa sembra difficile, eh? quell'oggetto lì funziona se tutto intorno gli permette di funzionare. La tentazione, quindi, ho una soluzione autoautonoma, Come strutturo tutto l'intorno per farla funzionare è enorme. La conseguenza è che tu finisci poi per costruire una città a misura di auto autonoma e non a misura dei cittadini che devono viverla. Ad esempio, ad esempio, corsie preferenziali per l'autobus autonomo, se no non funziona. Va benissimo, purché questo non voglia dire che allora devo essere io, umanità, ad adattarmi alla corsia preferenziale per l'autobus autonomo, così lui funziona, ma la mia vita è peggiorata. Dovrebbe essere un bilanciamento tra tutte e due, quindi speriamo bene. Ho, ho tanti esempi, se volete, ne discutiamo dopo, in cui questo è già avvenuto. Eh? Abbiamo cambiato la città per adattare la tecnologia, ci siamo accorti che non funzionava e abbiamo buttato tutto e abbiamo ricominciato. Una Oxford e una Barcellona, tanto per essere chiari. Quindi non è che dice, sai, fantasia del filosofo. Questo è già avviene. Avviene perché la tentazione è troppo forte. Se cambio soltanto qualcosa, la tecnologia potrebbe funzionare e mi risolve tutto. Sì, però poi l'umanità si ribella, non accetta quella soluzione e i costi li moltiplichi. Come diciamo in passato, pensarci di più, pensare meglio, pensare prima è sempre la stessa solfa. Qual è il tempo di permanenza nella stessa azienda nel 2022, secondo lei? insomma migliore per una stessa persona rispetto al passato in cui si entrava in un'azienda e ci si andava in pensione sì, in effetti allora, provo a dividere a due livelli um, e, anche, e anche lui ce lo diceva prima no? quindi oggi per esempio chi fa il mio mestiere è molto più difficile rispetto a prima non perché sia più difficile in sé ma perché, perché gli stimoli le cose che succedono sono molte di più nella stessa unità di tempo, no? quindi prima succedevano non lo so, 10 cose in unità di tempo che poteva essere un anno, adesso quelle 10 cose succedono in una settimana. Quindi già questo è una sollecitazione immensa. E, ovviamente in un mondo più lineare la durata in azienda è più lunga, in un mondo più accelerato la durata in azienda è più corta. Questo perché? Perché la learning curve è più, è più, è più veloce perché il numero di, di esperienze che tu fai in una stessa unità di tempo è più elevata, perché, perché di fatto la tua energia si consuma più velocemente, più facilmente e quindi di conseguenza i tuoi stimoli vengono meno. Poi c'è anche un tema che riguarda il tipo di contributo che tu puoi dare. In un contesto, sulla base del tuo background, sulla base delle tue esperienze, puoi dare un contributo che non è per sempre, appunto perché ci sono questi cambiamenti. Quindi magari il cambiamento del manager, del, del quadro, del dipendente in, in questo contesto permetterà appunto di poter dare contributi sempre efficaci perché si sta cambiando contesto, aziende e comunque realtà o brand. Lei ogni Quindi, quanti anni cambia azienda? Ma dipende, dipeso, è sempre dipeso molto da, da tanti elementi. No? Quindi, mh, sono stato in azienda sei anni, sono stato in azienda dodici anni, sono stato in azienda due anni, quindi molto dipende anche da, non solo dagli stimoli, no? ma dipende anche dal contesto, dipende dalle opportunità che si presentano. Ecco, faccio l'esempio di, questo dell'altro ieri, eh, piccola confessione, un, un ragazzo che ho assunto direttamente io, praticamente è un ragazzo che fa parte di un gruppo di lavoro che riporta direttamente a me, mi scrive dopo sei mesi e mi dice eh, senti Massimo io lascio l'azienda perché vado in un altro posto, però mi sono trovato benissimo con te, ho tantissimi stimoli, sto benissimo qui. Anche domando io, beh, però se c'è tutta questa bellezza, no? Per quale motivo vai via? Beh, in realtà è perché sto seguendo una passione, una delle mie tante passioni. Quindi, in questo caso specifico, la sua motivazione qual è? Non lo so. Fondamentalmente quella di cambiare, di poter magari fare esperienze diverse in questa fascia di età, perché è una persona molto giovane. Però è chiaro che, è chiaro che il, il, il contesto nel quale ci muoviamo è molto diverso. Questa persona evidentemente non ha avuto gli stimoli sufficienti, c'era cioè il tema di retention, e forse, avrebbe, forse era la persona sbagliata, forse magari ha scelto l'opportunità sbagliata. Quindi dipende da molti fattori. Una cosa è certa, continuo a dirlo, se una persona trova la possibilità di poter contare, quindi il proprio lavoro è un lavoro che è funzionale, ha un obiettivo specifico, sente di avere la responsabilità giusta, quindi la famosa accountability di cui parlavamo prima, e viene misurato veramente sui risultati, quindi misura anche il suo valore aggiunto, la sua retention in azienda è molto più elevata. E il concetto di leadership distribuita di cui parlavi prima. Se questo non c'è, prima o poi, oggi a velocità molto, come dire, all'assi di tempo che sono sempre più accelerati, chiaramente questo porta la persona a voler cambiare a essere insoddisfatto, a cercare stimoli diversi. Cioè è il senso d'appartenenza anche. Sono due elementi. Manca. Uno è l'appartenenza perché hai sposato quello che è l'obiettivo dell'azienda, no? ti senti bene, ti piace perché ti piace la missione di quell'azienda lì. Fa un tipo di mestiere che sicuramente no? tu riesci a visualizzare, la famosa missione, ambizione, vision, questo è molto importante. Però la devi toccare anche con mano dal punto di vista pratico, non può essere soltanto uno statement, non può essere soltanto una frase, quello che tu scrivi sul sito internet ma devono esserci, come dire, delle cose che tu riesci a toccare con mano. E l'altra invece è quella del faccio parte di questo progetto, ma conto davvero. Quindi quello che deve oggi succedere dal punto di vista della leadership, del management, è che bisogna essere molto più rilassati dal punto di vista di delegare di più. Perché? Perché il cambiamento è molto veloce, non lo controlli. Oggi uno degli obiettivi delle aziende è quello di essere competitivo, ma ti cambiano i competitor... Uno che era un competitor, non lo so, di un altro settore diventa improvvisamente il tuo, hai sollecitazioni di mercato improvvise, succedono appunto degli shock di natura varia. Per poter affrontare tutto questo non puoi avere il controllo. Il famoso command in control, no? Appunto della, dell della, della gerarchia militare. Il command in control, dal mio punto di vista, è morto. Se continui a gestire un'azienda con command in control, rimani praticamente 10 km indietro rispetto alle altre. Se invece sei veloce e agile ed accetti che ci sia anche un margine di errore, che non è la logica quella americana che dice, no, se tu commetti degli errori poi ti rialzi, no, proprio qui accetti il fatto che possa essere fatta una sciocchezza all'interno dell'azienda, perché? Perché evidentemente, insomma, nel fare le cose qualche errore tu lo puoi commettere. Ecco, se non si prendono poi misure del tipo autoritarie nei confronti di quel gruppo di lavoro, ma si capisce che il gruppo di lavoro l'ha fatto in buona fede, bisogna accettarlo e quindi questo farà crescere sicuramente il management ma anche le persone che lavorano. Quindi è proprio un cambio di filosofia, di mindset, di, eh, di cultura che è veramente come dire, molto forte e questo deve avvenire in fretta, le aziende che lo fanno vanno molto velocemente, le aziende che non lo fanno restano indietro. Bene, allora grazie a Massimo Ibarra, grazie a Luciano Floridi, grazie ad Alessia Canfarini, abbiamo imparato tante cose così con questa contaminazione diciamo, tra tre esperienze diverse e lasciamo il palco al prossimo panel.